Allora, lo abbiamo detto poco fa, è ricordato nelle notizie, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito il grandissimo Pippo Baudo dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e noi questa mattina abbiamo Pippo Baudo in diretta con noi. Che traguardo, caro Pippo Baudo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Sono molto contento, ovviamente, lei mi avrebbe fatto questa domanda, sono felicissimo, è un momento molto felice. E certo, anche perché questa onorificenza ha un significato particolare per lei, perché è stata data in primo luogo all'artista, ma soprattutto all'uomo, e a deciderlo un capo dello Stato molto amato che lei conosce bene e che viene tra l'altro dalla sua Sicilia. Ma come no, noi ci conosciamo da tanti anni, non mi aspettavo questa cosa, ma io, conoscendo il carattere, d'altra parte lo siamo conoscendo tutti quanti noi italiani, che grande carattere ha il nostro Presidente della Repubblica, come è presente in ogni manifestazione, come giunge sempre al punto giusto nel momento giusto. E devo dire che questa onorificenza mi è stata data al momento giusto e nel punto giusto della mia carriera, della mia vita. La sentiamo molto soddisfatto. Ecco, parlava poco fa del gradimento del Presidente Mattarella, che certamente è aumentato proprio nell'emergenza legata alla pandemia di Covid. Mattarella è stato costantemente vicino al suo popolo, Baudo, no? Sempre, sempre presente. Non c'è manifestazione di giubilo oppure di cordoglio che non lo vede presente. Non so quante migliaia di chilometri ha fatto con il suo aereo e in treno, in macchina, per avvicinare ed essere appunto sempre nel posto giusto al momento giusto. È così, è proprio così. Ma senta, ma in questa fase della sua vita Pippo Baudo ascolta la radio, guarda la televisione oppure si dedica ad altro? No, io la vedo molto la televisione, ascolto anche molto la radio, e devo dire che grandi cose in questo momento non ci sono, grandi novità non ce ne sono. Bisognerebbe mettersi a lavorare veramente per inventare nuove formule, perché se no ripetita stufant, come dicevo in latino. Giustamente, però ecco, tra i presentatori attuali, secondo lei c'è qualcuno magari che ricorda un po' il suo stile, la sua bravura, insomma il grande Pippo Baudo? Ma devono dirlo gli altri, non devo dirlo io, insomma. Io, se mi guardo allo specchio, ancora mi piaccio, ecco, rispondo così. Senta, Baudo non ha risposto, si è tirato su questa cosa, comprendiamo. C'è qualcosa che sia piccola o grande che non ha fatto nella sua vita e che magari vorrebbe fare ora? Una cosa che mi tormenta da una vita: dirigere un'orchestra. La mia grande passione è la musica, la passione segreta. E quando ero ragazzo volevo dirigere un'orchestra, non l'ho mai fatto perché ho sempre incontrato sul mio cammino grandi direttori, grandi colleghi, i quali ovviamente mi hanno fatto passare la voglia. Poi c'ero quasi arrivato, è arrivato Pippo Caruso, il mio grande amico Pippo Caruso, purtroppo scomparso, e quindi ho rinunciato definitivamente. Ma per me dirigere un'orchestra sarebbe raggiungere il massimo dell'ambizione. E allora noi facciamo così, lanciamo in diretta nazionale su RTL 102.5 un appello al maestro Riccardo Muti per fare un duetto con lei, se le va. Non scomodiamo i principi del foro. No, non esageriamo. Vabbè, allora, tornando alla musica, trova tante differenze tra quella dei suoi Sanremo e le canzoni contemporanee, invece? Le canzoni di allora restavano nel tempo, quelle di oggi vengono consumate in 2-3 mesi, quindi non si può fare un paragone. Le canzoni che io sceglievo per Sanremo avevano la fortuna che avevano lunga vita e restavano nel repertorio delle orchestre, si ballavano, si cantavano. Invece le canzoni di oggi, passato un mese, è già dimenticata. Ce ne sono anche moltissime, forse anche un po' di più. Però vorrei entrare un po' nel suo privato, insomma, le chiedo a Pippo Baudo com'è nel ruolo di nonno. Quello che fa il nonno è un Pippo Baudo molto più riflessivo, meno istintivo di una volta. Guardo il mondo di oggi, lo guardo con atteggiamento critico, vorrei avere tanti anni davanti a me per essere ancora in primo piano. E allora Pippo Baudo, da ieri Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, grazie davvero per essere stato con noi, grazie anche a Max Vigiani, redazione, che si è occupato di questa intervista. Grazie davvero, buona giornata, prestissimo. Grazie, salve.